Allora, il The Tops l'abbiamo visto, il Lucky 38 eccolo nel suo splendore, qua c'è il The Tops, vediamo un pochino l'Ultra Lux. Ci sono... Ah, oh, no, aspetta, ma che... Oh, nella fontana addirittura? Gli viene un mocco a questi qua, glielo fa... Allora, questo quindi è l'Ultra Lux. Vediamo questo casino, andiamo a spaccare un pochino con la roulette, ma con la roulette sono un pochino... Chiedo scusa, ma posso chiederle la cortesia di cedere le... Sì. Ma no, non ho nessuna arma, a parte un coltello a seramanico che non possono levarmi perché non lo trovano mai. Allora, sono tutti armati qua dentro, sono tutti anche mascherati, sembra una roba satanica. E comunque questo, vedete anche la barista? Hanno tutti questa maschera. Mi dai da bere? Cosa posso darti? Ricorda, una mancia esemplare, manda un messaggio. Addio. Sì, no, sono pieno di vodka, scusa, ancora. Allora, andiamo di qua. Ah, qua dove c'è la cassa dove si cambiano le fisce, ma ne ho già abbastanza. Se mai posso cambiarne e riceverne nei tappi e anche cambiarli in monete della legione oppure dell'RNC. E questo? Mortimer, madonna che faccio? Già il nome mi inquieta. Ok, e di qua ci sono delle zone. C'è il bagno turco qua, attenzione, il bagno turco. Guardate che figo il bagno turco. Wow, bella giuda, anzi bella vestita, che si fa un bagnetto nel bagno turco. Guarda Ponzi, Ponzi Po, guarda che bello nuotare. Ehi là, come va? Sei già stato nel passato? Sono mai stato, però almeno... I dolori che hai scompariranno. Aspetta un attimino, che mi metto un pochino adeguato, perché... Attenzione. Ok, adesso ci siamo. Hola! Oh, che bello! Ci si può fare un pochino di conversazione? I King finalmente hanno capito chi è il vero capo qui. Ehi! Nessuno che vuole conversare? Scusa, nel bagno turco deve esserci un po' di relazioni umane! No, no, scusa, bevi l'acqua, c'ha le radiazioni? No. Ma sono tutti così poco socievoli! Ma va a cagare! Mi rivesto subito! Ma insomma, ma ragazzi... Mi avete fatto bagnare il vestito, poi mi sono spogliata dopo. Ma dai. Qua ci sono le stanze. Credevo di fare un pochino di conversazione con il signorotto lì, però eventualmente sono così talmente poco socievoli. Queste sono le stanze. C'è la gente che si riposa. Sì, eh. Sono tutte delle stanzette di lusso. Allora. E qua ritorniamo al casino. Abbiamo fatto il giro, Ah, è questo. Questa è la stanza dei soci. E comunque questo è l'Ultra Lux. Ci sono anche altre cose da vedere qua dentro. Comunque è un posto veramente molto figo. Anche se le persone non ti cagano neanche di striscio. Cioè uno vuole andare a farsi un bagnetto turco, vuole anche un pochino di relazione umana, se no, no. Invece hanno tutti dei trugni, hanno tutti delle ghippe. Ah, vedi che il coltello me l'ha preso? Hai visto l'infame? Allora, e quindi questo era l'Ultra Lux. Queste sono un pochino di mignotte. Ma come, le stiamo andando via? Se poveracci, si stanno divertendo un mondo. Oh! Allora, e da questa parte invece c'è il Volt 21. Vediamo di qua. Questa è una zona un pochettino dismessa. No, anche un bel cielo stellato. Una bella luna. Una bella immagine questa. E qua c'è il Volt 31, che in realtà è un hotel. Se uno entra qua c'è questa signorina, ecco qua, che dirige tutta la situazione, e di qua si va alle stanze. Possiamo anche affittare una stanza qua, però diciamo che se ho una bella
suite presidenziale all'Architantotto di un buco nel buco, non me ne faccio niente. E qua ci sono delle stanze, ci sono un po' di centri abitati, un po' di gente che vive qua dentro. Sono anche questi molto socievoli. I fusari non meritano più il nostro tempo. Mi dicono parola bambola. E questo è appunto il Volt 31. Se no, potete prendere una stanzina qui. Ok, vediamo che altre zone ci sono da visitare qua. E questo, nonostante è un locale che mi faccia un po' cagare, è il Gomorra. Un pochettino darkino. E queste sono delle stanze dove le persone trombano, eh? Ci sono delle stanze adibite a ogni genere di porcherie. Ovviamente abbiamo sentito solo dei rumori. Dei rumori un pochino strani. Cose un pochettino focose. Vedete questa ballerina. Ballerina poverina. Sera. Una prostituta che nessuno la caga. Anzi, ti faccio un pochettino di compagnia, mi metto il vestitino da prostettore, che è un vestitino molto chic. Ecco qua. Facciamo un ballettino insieme. Ehi. Oh, qualcuno mi caga qua. Sto ballando. Ballo. Ehi. Niente. Ehi, tu. Oh. Niente, nessuno mi caga. Barista. Ehi, dica. Tu. Grazie, sei veramente spaventosa. Sentito che la legione. E poi c'è il cortile. Vediamo il cortile. Il cortile. Stiloso. Con anche la piscinetta. La piscinetta è una pozzanghera, che piscinetta. Tutto molto orientale, figo. Comunque questo sono un pochino una banda di buzzurri, quindi per quello che non mi piace questo locale, quindi lo evito a distanza. Le mignotte ce ne sono in abbondanza, drogati ancora di più, insomma un posto veramente squallido. E quindi è arrivato il momento di fare i bagagli e lasciare queste terre finché non tornano calme. E quindi è il momento di andarcene da qua, eh? Allora qua all'ingresso di Freeside abbiamo il Kings, che è questa banda di veramente tamarroni stile Elvis, che però abbiamo con la nostra eloquenza cercato di torchiare un pochino. Infatti possiamo andare a visitare il re, se c'è il re. Di solito è da questa parte, ma no, è scappato il re. E ci sono tutta questa banda di ricchioni qua, che sono veramente numerosi. Ma il re dov'è? Dov'è finito il re? Oh, ci ho parlato 2 giorni fa. Sono tutti scappati. Non c'è anima. Niente, volevo far vedere quel badola del re, però eventualmente si è andato a farsi spompinare da qualcuno. Allora, da questa parte c'è l'Atomic Runner, che è un altro bel casino, dove abbiamo fatto un altro bel po' di fischio. L'ingresso è un pochettino più rozzo rispetto al lusso degli altri, però all'interno è carino. Allora, qua c'è il nostro signore James Garrett, a cui abbiamo cercato un pochettino di prostitute anomale, tipo Beatrix Russ, che è questa ghoul che però fa quel lavoro lì, una sex robot che è allucinante, un pochettino ristretto, quindi facciamoci una giochettina alle slot. Gira. Ecco, e questo adesso è questo qua. Ho vinto 2 fish. Beh, meglio di niente, qua si può fare il trucchettino del guadagnare un altro po' di soldi con blackjack, però non è il momento. E questa è una bella zona, eh. Questo è un bel luogo. Non è tanto grande come gli altri. Madonna che salti che si fa, oh. E questo è l'Atomic Runner. Vediamo il Silver Rush. Anzi, Silver Rush, attenzione, che nel Silver Rush
abbiamo fatto fuori tutti quanti, vedete le macchie di sangue, i cadaveri, qua abbiamo sterminato tutti. Abbiamo anche qua, se sterminate tutti, potete rubare a gratis un sacco di armi e munizioni al plasma, quindi perché mi stavano veramente sul culo. E quindi qua abbiamo visto l'ultima zona, non c'è più nient'altro da vedere se non le ambasciate o cose minori, negozietti minori che ci sono nella zona di Freeside. Freeside è veramente un posto figo, un posto che quando arrivate nel gioco potete fare i cazzoni, molti cazzoni, come sto facendo io in questo momento. E quindi adesso siamo pronti alla prossima tappa di andare agli X-Men e vedere di iniziare questa famosa battaglia finale per la diga. Ok? Adesso mi vado a riposare un pochino nella mia suite.